detto molte volte per quanto riguarda la sicurezza a Roma, che siamo scettici sui mezzi che la polizia ha per poterla garantire ai cittadini. Io bisogna che ve la legga tutto però. Questo comunicato dell'Associazione Sindacale dei Poliziotti Indignati e Liberi, perché così si capisce che quello che era la nostra sensazione è una realtà dall'interno appunto dell'organizzazione. Ancora omicidi, ancora sparatorie, per il questore tutto sotto controllo. Sebbene il nostro questore continui a millantare aumenti dei livelli di sicurezza a Roma, invitando politici e giornalisti per raccontare di gestione miracolosa e positiva, di task force e di 15 volanti in più per la sicurezza, i fatti purtroppo per lui dimostrano drammaticamente in quale realtà siamo sprofondati i cittadini romani. Il questore nega infiltrazioni della malavita organizzata in tutto il litorale laziale, nega l'abbandono del controllo del territorio da parte della polizia e gestisce le risorse, certamente scarse, ad uso di facili carriere per la sua corte in grassetto, ignorando le necessità dei cittadini e del personale. Autoradio ben oltre il limite della rottamazione, ma le auto nuove restano di esclusivo utilizzo dei funzionari della questura, utilizzate per miriadi di necessità che poco hanno a che fare con la sicurezza del territorio, commissariati che dovrebbero essere assorbiti per meglio impiegare il personale, RAI ed università, utilizzati per garantire carriere e movimenti interni solo per pochi eletti, a prescindere dalle vere esigenze e dalle professionalità straordinarie su cui la trasparenza è negata e di cui non si possono conoscere nemmeno i principi di gestione. Sanzioni disciplinari che partono dalla destituzione dal servizio anche per futili questioni o anche a seguito di assoluzioni piene in tribunale. Si rincorre sempre l'emergenza, non si pianifica nemmeno il quotidiano Roma blindata, ma dove sono gli uomini e dove i mezzi? Solo sterile propaganda smentita indecorosamente dai fatti di cronaca e dalla gente ammazzata per strada. Ricordiamo nelle settimane scorse le grandi attività pianificate, due punti, identificazione di pericolosi ragazzini, fra virgolette, davanti alle scuole ed altrettanti pericolosi giovani perché introducono sempre virgolettato fogli colorati allo stadio, mentre nell'ultima finale di Coppa Italia decine di tifosi palermitani sono rimasti all'interno del recinto di gioco per tutta la gara e nessun provvedimento è stato adottato né prima né i giorni successivi, nonostante le immagini più che eloquenti. Sempre forte con i deboli e debole con i violenti. La ringraziamo, dottor Tagliente, per tutto quello che non ha voluto fare e per quello che ha fatto. I poliziotti e i cittadini romani non potranno dimenticare quanto sta accadendo né potranno giustificare questa gestione sulla quale pesa insopportabilmente il degrado nel quale è abbandonata la capitale Roma. Lì 5-1-2012, il segretario generale Nicodemo De Franco è con noi. De Franco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Marcello, noi ci conosciamo, non so sì, se... Sì, come no, perfettamente, perfettamente. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, siccome è un tema che io avevo affrontato in fieri, nel senso che quello che è su carta io lo andavo presupponendo, ma la realtà che voi descrivete è ancora più dura. Purtroppo, ripeto, è sempre la gente che paga, i risultati parlano da soli e poi mi pare che il ministro dell'Interno, la Cancellieri, quanto si è espressa nella intervista su Repubblica, sebbene in modo meno particolareggiato, però ha detto le stesse cose. Certo, ha parlato di sì. mancanza di uomini, ha parlato di criminalità organizzata, ha parlato di insicurezza. Non è che ha parlato alla domanda precisa sugli uomini, anche lì non ha risposto in modo come ci saremmo aspettati, ha detto che gli uomini non servono, c'è bisogno di altro, dell'intelligence, ma l'intelligence con chi si fa? Con i computer? Appunto, perché poi l'intelligence una volta che ha fatto il suo lavoro lo delega agli uomini, no? Sì, ma scusate, l'intelligence si fa con il lavoro per strada. Se per strada non ci sono gli uomini, perché questi tagli ormai ci hanno ridotto al lumicino, e non parliamo poi, se andiamo a parlare poi delle camere di sicurezza, allora lì veramente quei pochi che ci stanno finiranno per vigilare i detenuti, perché io vorrei sottolineare questo particolare che nessuno finora considerato. Sì. Al di là delle spese immani che ci vorrebbero per sistemare le camere di sicurezza, che non sono tali, perché per essere tali devono essere sistemate e nei commissariati non ci sono, quindi una barca di soldi, ma questo implica due uomini che controllano gli eventuali
fermati, personaggi che stanno dentro questa città. Quindi vuol dire che quei poveri commissariati che hanno una volante dovranno fermarla per tenere a guardare questo signore. Per cui se questa non è una scelta suicida, allora ditemi voi qual è, spiegatemi come si possa fare. Senti, io ho avuto il piacere di intervistare il vice sindaco nella persona della signora Sveva Belviso, esattamente venerdì, Nicodemo, la quale annunciava una volontà da parte appunto del governo centrale di Roma di maggiori poteri, di qualcosa di particolare che ha chiesto al governo centrale. Insomma, lei auspica che questi, ed è in merito ottimista, verranno concessi. Se sì, se sarà così, questo sarà un viatico ancora più virtuoso per poter arrivare a sicurezza, Nicodemo? Non sono assolutamente d'accordo, anche perché se non ci sono gli uomini, la sicurezza serve poi a colpire nel momento in cui c'è la notizia, c'è il fatto grave per cui poi c'è bisogno di dare le risposte, e allora questo poi si finisce per limitare o magari andare a cercare qualche capo espiatorio. La sicurezza non può essere una cosa che si improvvisa, è una cosa che va pianificata e oltretutto va garantita, perché dubbio. Poi ammesso e non concesso che si prendano i due che hanno sparato al cinese, a quella povera bambina, ma il problema non è che si è risolto. Si è risolto quel caso, che la gente poi sia insicura nelle periferie soprattutto, ma non perché al centro ci sono i politici, che quindi chiaramente quelli non si possono toccare, perché sennò saltano le poltrone, perché qui saltano le poltrone se due zoppi arrivano sotto Palazzo Chigi, ma se poi 2000 pregiudicati ci sono furti, rapine in continuazione in tutta Roma, basta che non è il centro, non frega niente a nessuno. Questa è la verità dei fatti. C'è poco da discutere. Certo, è così. Va bene, abbiamo voluto dare comunque ampio spazio all'informazione che riteniamo doverosa, perché a Roma la sicurezza è il primo problema in questi giorni, e quindi noi vi ringraziamo, Nicodemo De Franco, e ci risentiremo. Grazie al segretario generale del sindacato dei poliziotti indignati e liberi, nella persona di Nicodemo De Franco.